del cazzo di traffico. Da quando c'è sta Alemanno sta città è invivibile. Mica come quando c'è stava il sindaco di Roma, il grande sindaco di Roma, Walter Veltroni. Mica. Ha votato pure la città Alemanno, non ci posso credere. A parte ti accollo pure questa. Ah, se ti accollo questa. Mi andate a dire Alemanno che c'è traffico? Guarda come piove da quando c'è Alemanno. La pioggia così non si vedeva ai tempi del sistema Roma. Voi sindaci, che ve pensate? Finito il partito dei sindaci. Tanto la questione morale riguarda tutti, sa? Siamo tutti coinvolti. Lo diceva pure Craxi. Lo diceva. Pure Craxi lo diceva. Scia miseria, tocca pure sta sottobotta dei craxiani, ma te pare giusto? Ma dimmi te, te pare giusto? E io mi incateno, se incatenano loro, come posso incatenare io? C'hai un'idea? Abbiamo tante idee. Sono casi isolati. L'hanno detto pure Walter e Massimo. Walter, c'è sta la questione morale? No, te che dici Massimo, c'è sta la questione morale? No, ci si sono telefonati apposta. Ci si sono te. E io mi incateno. Berlinguer. A parte che me sei Berlinguer non ci ha capito un cazzo. Che dice Berlinguer? Siamo diversi. Noi siamo uguali agli altri. E poi siamo uguali. Noi siamo come tutti gli altri. Noi siamo diversi. Noi siamo diversi. Noi siamo uguali agli altri. Ma siamo diversi. Ma siamo uguali agli altri. E io mi incatino. Dove siamo? Alla sezione di Ponte Milvio. Che era la sezione? Io dico Berlinguer. È scritto semplice. Scritto semplice. E tu eri? Sono stato per un periodo segretario. Quindi segretario del segretario? Sì, mi è capitato. Ma quando c'era Berlinguer. Gli hai fatta la tessera? Sì. Cioè lui veniva qua e tu hai detto Enrico. No, lui veniva qua, prendeva la tessera, poi veniva qui nella sala dell'assemblea. Qui, su questo tavolo. Ma lascia fare, lascia fare. Faceva una discussione con i compagni. Io ero compagno di base, si diceva all'epoca. E che vi diceva? Che noi siamo diversi, no? Non è che era pesante così, diceva sempre, perché noi siamo meglio, no? Ti metteva anche in soggezione. Forse che ci aveva capito niente Berlinguer, che ci ha un po' plagiato a tutti quanti. Mi pare che anzi sia più attuale di prima. Certo, pure Berlinguer due palle con sta questione morale. Il limite della politica, lui ci ha insegnato questo. Tutte, ci senti diverso. Più che sentirsi uno prova a diventare diverso. Tutte ci senti migliore. Sì, aspetta, sì, ridillo un po'. Sì. Ma poi noi chi siamo? Del Turco sa accolliamo o cominciamo a dire che era socialista? No, no. Berlinguer. Perché la questione morale dovrebbe essere per un grande partito che vuole cambiare le cose, un tratto identitario. Berlinguer. Che dici, secondo me deve diventare ancora un partito unitario, un partito unico, un partito che... Un partito? Un partito. Ma come era il PC un tempo, eravamo fieri. Impantanati, pigliamo schiaffi da tutte le parti. Vorremmo tornare a essere fieri. Cambiata la cultura di questo paese. Se no abbiamo al governo una destra di questo tipo è perché la questione morale non gli interessa, se no non ce l'avremmo. Calla. Ok. Purtroppo interessa a noi. Io penso che sia una questione morale anche in caso di... Berlinguer al seggio elettorale. Lui passava tutte le mattine del voto in sezione per prendere le preferenze che la sezione dava. Le preferenze. Ti ricordi le preferenze? Qua noi stiamo costruendo un partito nuovo. Di che anno sei? Del 69. Giovani e meno giovani. E allora sei giovane. Come sono giovane? Sono del 69, ho quasi 40 anni. Ma sei troppo giovane per essere vissuto Berlinguer, per averlo goduto. E vabbè, ho capito, però io mi ricordo che quando Berlinguer è morto io ho pianto una cifra. E per
perché piagnevo? Dice di che anno sei? Del 69? Sei troppo vecchio. Come sono troppo vecchio? Prima ero troppo giovane, ora sono troppo vecchio. Non sei giovane abbastanza da poter pensare che sono tutti uguali. Perché un po' di Berlinguer te lo sei fatto. Ah, allora me lo so fatto, ho deciso, me lo so fatto o non me lo so fatto. Mi sento sempre lo stesso, sia quando militavo nel PC sia oggi. Se tu ci pensi, Berlusconi potrebbe essere l'ultimo dei berlingueriani. Ecco là. È diventato sardo, c'ha 5 case in Sardegna. Parla di questione morale, circondato da ex comunisti. No, dai, io ero molto più giovane. Te quale sei? Io? So questo. Ah, vedi, io. Che ero talmente agitato che non mangiavo. Guardate com'eri, guardate come sei. E pari tu zio. Questa era una sezione di Ciumaroli, perché questo è sempre Pontemollo, no? Per cui c'erano ancora alcuni barcaroli che andavano a pescare sul Tevere. E qualche volta gli abbiamo fatto trovare i spiedini di Ciriolo e di Alloro. Ci andavano apposta la sera prima. Per prendere che... mamma mia. Questo è bello, sta. Questo è amore. E adesso Albertoni che gli prende. Cioè no, perché faccio. Cioè, Albertoni che gli piace. No, per capire. Però guarda che Albertoni è che è molto male. No, no, ma fatti. Questo circolo almeno. In questo circo, questo, vedi? Perché noi non andiamo solo nei circoli di Darmiano. No, no, no. Questo circo vetroniano, perché capito? Bisogna dirle bene. Ma ci mancherebbe. Perché qui ci sono Darmiani. No, ma ci sono pure persone normali, cioè in generale, che non sono né Darmiani né Vertoniani, è semplicemente almeno. Questo contrasto così forte. Ma io sono d'accordo. Berlinguer TVB. Vabbè. Quando ancora non picchiavi con la testa contro un muro, quando ancora non sentivi il rimpianto del futuro, io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te, io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te, io ti voglio bene, avanti, avanti, con te. Meglio con te.